piace vedere le cose che prendono forma. C'è una specie di robot che fa tutto il pezzo. Si creano sempre nuove cose, si fanno dei pezzi unici anche. Costruire qualcosa proprio dal nulla. E praticamente sei tu che lo costruisci. E a me questa cosa qui è sempre piaciuta. Ho scelto di fare una scuola tecnica perché secondo me ti prepara sotto tanti aspetti. E inoltre una volta che finisci la scuola hai sia l'opportunità di andare, non so, all'università e continuare gli studi, oppure puoi fermarti e andare direttamente a lavorare. E questa cosa qua per me era importante perché ero indeciso allora, sono indeciso ancora in realtà, però ho ancora un anno per decidere. Ecco perché ho scelto un istituto tecnico. Il lavoro dell'artigiano è unico e è ogni giorno diverso. In azienda sicuramente non c'è la noia, perché ogni due giorni al massimo il lavoro è nuovo. Fare l'imprenditore artigiano meccanico per me vuol dire aiutare il cliente a risolvere il suo problema. Uno entra appunto come apprendista, dopodiché attraverso il maestro artigiano può acquisire nuove conoscenze, può avere lo stimolo per imparare. All'interno di un comparto come il nostro puoi fare veramente una scalata professionale importante. Quindi puoi diventare una figura importante dell'azienda e quindi a gestire proprio la produzione attraverso proprio appunto tecniche e metodi del processo di 4.0. Le nostre imprese ormai sono imprese veramente pulite, dove ci sono macchine ipersicure e ipertecnologiche, dove i ragazzi sono più programmatori, tecnici che operai. Un ragazzo può sperimentare e conoscere una cosa utilizzando il suo mezzo principale, che è il computer, la tecnologia. Ho scelto una scuola tecnica perché apprezzo particolarmente tutto ciò che riguarda l'economia. Sono molto contento di aver scelto una scuola tecnica perché c'è tanto da imparare, c'è tanta tecnologia in questo lavoro, ci sono tante cose da provare, da inventare. Non c'è un lavoro bello e un lavoro brutto, c'è un lavoro che deve piacere. Passione e costanza, questo è quello che basterebbe per entrare nel nostro mondo. In Italia c'è lavoro? C'è una richiesta altissima, soprattutto nel nostro settore. Le aziende artigiane sono in crescita sia come volume d'affari, ma in crescita come ricerca di personale. Non finiamo mai di studiare elettronica, meccanica, informatica, anche intelligenza artificiale. Un lavoro come il nostro ci sarà sempre. Più difficile è, più continuerà ad esistere. Secondo me nel futuro queste imprese saranno, diciamo, dominanti rispetto alle altre. Stanno a pari passo con le tecnologie moderne, secondo me, quindi saranno le imprese del futuro queste. Thank you.